Buonasera, buonasera e benvenuti a Comune in Forma, l'approfondimento quotidiano, o meglio, l'approfondimento di questa nostra emittente per quello che riguarda naturalmente il Comune di Civitavecchia. Ospite nei nostri studi questa sera il sindaco di Civitavecchia, Pietro Tidei, che saluto e ringrazio appunto per essere il nostro ospite. Buonasera, sindaco. Buonasera. Allora, veniamo da una giornata che davvero sarà difficile dimenticare, almeno per un po' di tempo. Una giornata, una domenica di maltempo e di grossi disagi in città. Sembravano insomma, che si potessero superare certe situazioni, invece in realtà ieri sono tornate tutte a galla, è proprio il caso di dire. Appunto, tutto è galla, sull'acqua tutta a galla, ma diciamo che ieri abbiamo avuto purtroppo in poche ore tanti millimetri d'acqua che purtroppo diciamo, hanno provocato danni enormi alla città. Al di là del viale totalmente allagato che era diventato un fiume e che quindi sono saltate tutte le betonelle, poi diremo anche perché, però ovviamente se voi pensate che quel progetto della Marina non ha un progetto idraulico, cioè non c'è un progetto idraulico nella Marina, il che significa che in tutte le opere pubbliche, soprattutto di siffatta dimensione, quale appunto una grande terrazza che sta sul mare e che ha grandi interferenze con l'acqua, sia quella che viene da terra sia quella che viene da, diciamo, da mare, bene, questa grande opera era sprovvista di un progetto idraulico. Quindi immaginatevi che cosa è successo. È successo che, fatte le cose a dai e olio, come si dice, hanno di fatto provocato un guasto che adesso noi addebiteremo ovviamente sia alla ditta, ma sia soprattutto al comune, cioè a chi ha dato ordine di realizzare un progetto senza un progetto idraulico a valle, Che cioè a vuol dire che non monte. c'era un progetto No, idraulico? il convogliamento delle acque e così via, non c'era un progetto, c'era un progetto di copertura, ma non sapendo che sotto ci sono le fogne, c'era un grande fognone che avevo realizzato io nel 98-99, che era quello che permetteva di non far allagare, quello è stato interrotto per fare assolutamente quei locali che poi erano abusivi peraltro, e quindi è stato fatto un bypass più piccolo che ha fatto gomito e che sicuramente avendo rallentato il flusso delle acque ha fatto scoppiare tutto il viale. Quindi non c'era un progetto idraulico e voi sapete che ogni opera del genere deve essere dotata di un progetto relativamente alla defluire alla raccolta delle acque, lì non c'era, lì il progetto era esclusivamente per la parte sovrastante. Quindi adesso lì sono saltati È saltato che tutto, cosa succederà? succederà che bisogna rifarli, ma non solo, bisogna rimettere mano al progetto idraulico, cioè riprendere quello che loro hanno interrotto. C'era una grande condotta, bisogna ripristinarla, siccome l'hanno fatta, l'hanno interrotta per far posto ai locali, e adesso bisogna vedere come intervenire sui locali abusivi fatti, come intervenire per mettere questa grande fogna. Quindi questa grande raccolta delle acque è stata un disastro totale, un'incompetenza totale, che qualcuno alla fine, io credo che è vero che ormai qui in Italia non paga nessuno, però dico, Infatti questo volevo alla chiedere, adesso chi fine, paga per tutta beh, questa... intanto mi auguro che la Corte dei Conti sicuramente faccia qualche cosa. In secondo luogo siamo noi che attribuiremo adesso alla ditta e probabilmente al dirigente che ha fatto il progetto la responsabilità di aver fatto questo casino. Ovviamente poi il dirigente chiamerà in causa il sindaco, gli amministratori, chi saranno, saranno, ma io credo che non è giusto che i cittadini paghino per l'incompetenza o la cialtroneria di altri, quindi credo che questo sarà fatto. L'altra questione è il Fiumaretta. Purtroppo Fiumaretta è esondato e come tutte le volte che sonda questo fiumiciattolo ci sono dei problemi. Il problema vero è che si è fatto un tappo sotto il Fiumaretta e lì ci sono stati dei danni, intanto dei danni ad un camion che è rimasto incastrato sotto il ponte, ma il dramma più grosso è stato il depuratore. Noi questa notte siamo stati lì nel depuratore, in mezzo al fango, alle feci, e l'acqua è andata 1,80 m sopra il depuratore, tutti i quadri sono stati allagati, è andato in tilt, ci siamo dovuti far dare un generatore perché la cabina non funzionava dell'Enel, abbiamo dovuto riattivare tutta la notte tutti i quadri elettrici che erano saltati, erano andati in corto e con la sostituzione di gran parte del quadro elettrico siamo riusciti a mezzanotte e mezza a rifar partire le pompe, che è stato un lavoro improbo di cui io devo assolutamente ringraziare le imprese locali, i lavoratori, quelli della ditta e tutti quelli che stanotte si sono radunati attorno al capezzale di un depuratore. Tra l'altro noi ci siamo dovuti occupare anche del depuratore della regione,
pur non avendo la linea della regione, che la quale probabilmente manco per niente a pensarne, siamo dovuti noi intervenire e quindi abbiamo rimesso in funzione le linee sia della regione che del comune. Siamo stati fortunati, devo dire, perché da come ci era apparsa verso le 8:30 la situazione era semplicemente drammatica, perché era tutto sotto l'acqua, cioè il depuratore praticamente non c'era più e il depuratore era sotto, ma ivi compreso le cabine, ivi compreso i quadri elettrici, ivi compreso, voglio dire, tutto, praticamente c'era un lago e sotto c'era il depuratore. Con quello che poi hanno portato giù pezzi di biciclette, motociclette, tubi, water, canne, c'era di tutto lì dentro, quindi era un depuratore che era invaso da tutto quello che era possibile, voglio dire, pensare che lungo il fiume si era radunato durante questo periodo. Quello è stato portato giù dentro il depuratore che ha fatto da tappo e praticamente tutto è andato lì dentro. Allora immaginatevi, adesso ci sarà da togliere tutta questa immondizia che c'è, oltre al fango che ovviamente è presente in maniera abbondante, e quindi piano piano, però la cosa importante era prima di togliere il fango, prima di togliere i detriti, prima di togliere l'immondizia che hanno portato a valle, la cosa principale era prosciugare con l'idrovore, l'abbiamo fatto da un pozzo di raccolta che piano piano in quel pozzo di raccolta andava tutti i liquami che nel frattempo erano fuoriusciti ovviamente, quindi li abbiamo pompati tutti, non li abbiamo mandati a mare. Sono stati lì idrovore a pompare, hanno pompato tutto questo, prosciugando, cercando di prosciugare tutto ciò che era nel piazzale attorno al depuratore, e poi nel frattempo si è cercato di sostituire tutti i pezzi e rimetterli a norma, tutti i quadri elettrici che nel frattempo erano andati sott'acqua, perché c'era il rischio del cortocircuito e quindi non solo di far saltare il tutto, ma di far saltare le persone, perché mettere in moto impianti di tale dimensione, se vai in cortocircuito, visto che dentro c'era fango e acqua, era evidente che... E quindi c'è stata una grande perizia degli operatori, dei tecnici, che insomma alla fine sono riusciti a mettere in servizio, a far riattivare quelle pompe che diversamente oggi, perché all'inizio ieri sera si diceva ci vorrà almeno una settimana di tempo per mettere in funzione i depuratori. Meno male che invece a 12:30 siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché quei piccoli guasti che si trovano sempre, quei piccoli inconvenienti che uno non prevede, alla fine non ci sono stati e quindi i tecnici sono stati bravi a riattivarlo. Però devo ringraziare per questo tutto il personale del comune e di tutti coloro che si sono ovviamente avvicendati attorno a quel capezzale. Mi pare che adesso però le pompe funzionano, il depuratore funziona, però adesso dovremo risistemare e ci vorranno centinaia di migliaia di euro. Senta, volendo tornare invece al discorso sulla Marina, no? Che diceva appunto tutto il lavoro che adesso bisognerà fare dopo tutto questo problema del maltempo di ieri, adesso questo significa che ovviamente slitteranno i tempi per questa benedetta inaugurazione della Marina? Beh, certo che se non è che noi possiamo ricoprire con un velo pietoso quello che c'è sotto, se non si risolve il problema della raccolta delle acque, ma quella si allagherà sempre, ogni pioggia si allagherà, non solo, ma le caditoie sono state fatte più piccole. Il pozzetto che c'era sopra ci hanno messo sopra, che è il tombino ispezionabile, che copre una vasca di 1,5 metri per 1,5 metri, è un pozzetto di raccolta. Quello, se ci mette le betonelle sopra, quando tutta l'acqua che viene da monte e che spinge, non potendo andare a mare perché si è trovato questo gomito, evidentemente l'acqua cerca un'uscita da di sopra. Sopra dove la trova? Il punto più debole, che era il tombino, che era questa lastra che copriva. Sopra questa lastra c'erano le betonelle, sono stompate le betonelle, ma come si fa a mettere le betonelle sopra una lastra, sopra un pozzetto che dovrebbe essere ispezionabile? E questa è la domanda che più che a me forse dovresti fare a chi mi ha preceduto. Comunque sta di fatto che adesso dovremo sistemare il sotto, sistemiamo il sopra, ci facciamo dare finalmente questo benedetto svincolo e poi ovviamente la Marina la dovremo fare. Noi speriamo che sicuramente per la primavera lo faremo, per Santa Firmina sicuro, ma non come la Santa Firmina del passato, che di fatto hanno, per accelerare e per acchiappare qualche voto, ecco quel casino che hanno fatto, che è un casino che costa alla città centinaia e centinaia di milioni di euro. Questo è il problema vero. Qualcuno dovrà pagare. A proposito di qualche voto da accaparare, lei spesso ha detto, no, che uno dei bacini, diciamo, da dove si è cercato di attingere voti è stata la holding Civitavecchia Servizi, una situazione anche qui
che certamente non è delle più rosee. Rose, i conti, come si dice, stanno a zero, nel senso che il morto è sulla bara. Noi abbiamo 33 milioni. Deloitte e Tonucci hanno, dopo 3 mesi di esame di quel cadavere, hanno visto che non era una perdita di 1,2 milioni, ma di 12 milioni, cioè 10 volte di più, come invece ci avevano fatto credere sia il Collegio dei Revisori dei Conti sia i precedenti amministratori. Ma la cosa ancora più grave è che oggi ammontano a 300, a 32 milioni di euro i debiti di questa società. 32 milioni che sono tanti, non sono pochi, sono 32 milioni che praticamente non hanno praticamente copertura finanziaria. E sono 32 milioni che noi dovremmo trovare, o che HCS dovrà trovare, ma non è che 32 milioni di euro si trovano sotto un tavolo, 32 milioni sono un'enormità, ma fra l'altro è una struttura elefantiaca, che costa troppo, che non produce neanche quello che, non solo non produce neanche, ma non produce lontanamente quello che sono i costi che sopporta, anche perché se pensiamo che questa cosa ci costa 17 milioni l'anno, come minimo, e se ne prevede la riscossione di appena 9, il che significa che noi siamo sotto 7 milioni di euro all'anno. 7 milioni che togliamo dalle casse del comune per mettere lì, possiamo reggere un anno. Ma già 2 anni non reggiamo più perché di fatto già le casse sono esangue e comuni come quelli, tutti italiani che stanno in una situazione drammatica, non puoi togliergli 7 milioni così e metterli lì dentro. Non è pensabile perché se no io non pago più gli stipendi anche ai dipendenti comunali. Allora da questa situazione se ne deve uscire. Tra l'altro la gran parte delle persone che sono entrate in terzo livello sono andate a finire a settimo, a sesto, ottavo. Livelli, sono tutti, tu pensa su 230 persone di Città Pulita, soltanto 14 puliscono, puliscono. Quell'altro sono tutti imboscati, supervisori, super minimi, coordinatori, impiegati, ormai nella città non la spazza nessuno. Eppure erano stati quasi tutti assunti come nei Tolmini, come Spazzini, come operatori ecologici. Oggi no, la scopa a mano non la prende più nessuno. Allora, tra l'altro vantano diritti acquisiti, uno che fa oggi il sesto livello. Io ieri mattina ho chiamato il dirigente di Città Pulita perché stavamo in mezzo all'acqua, ho detto scusa, mandano a pulire 30-40, fagli prendere una scopa a mano e mandale a pulire la città, perché qui. E dice non posso, perché chi è quinto livello, chi è sesto livello, quello la scopa non la prende. Dopodiché noi abbiamo visto quei poveri che sono rimasti 13-14 persone che da ieri che stanno lavorando, alcuni di questi non hanno neanche mangiato, non hanno neanche pranzato, per correre dietro la cosa e poi ce n'erano altri 200 che evidentemente stavano a casa a guardare la televisione perché loro erano quarti, quinti, settimi livelli che non erano obbligati a prendere a scopo a mano, eppure erano stati assunti come operatori ecologici. Allora, in questa situazione di immoralità, perché io la definisco immoralità, non è consentito che si continuino a spendere dei soldi di fronte a persone, anche molti di questi che sono irresponsabili e non motivati, ma è evidente che io questa società e queste società le dobbiamo vendere, perché non ce la fa, perché il comune altrimenti va in dissesto come Alessandria, i cittadini dopo il dissesto dovranno avere il massimo dell'IMU, dovranno avere il massimo della TIA, il massimo dell'acqua, il massimo di tutto. Dopodiché i cittadini saranno costretti a pagare per colpe che non sono loro. Pare giusto, io faccio a te la domanda, visto che l'hai fatto a me, che un cittadino debba sopportare dei costi incredibili per una gestione che ha creato un, voglio dire, sistema di potere e di clientela che oggi non dà la città in termini di efficienza e di servizio. Di fatto ha prodotto tanta gente che non fa nulla, e che in effetti oggi rischia di mandare in dissesto le casse comunali che si riverserebbero immediatamente sulla capacità contribuita dei singoli cittadini. Per cui il cittadino si troverà ad avere il massimo dell'IMU, il massimo della TIA, il massimo dell'acqua, per che cosa? Per mantenere un esercito di persone che probabilmente non se lo merita. Quindi su questo diciamo è d'accordo con il suo predecessore che bisogna venderla questa Ma il società. problema vero è che il mio predecessore non avrebbe dovuto creare questo casino. Perché se questo casino, oggi capisco che lui dice che bisogna venderla, perché quando si è accorto che sarebbe andata fallita la società e il comune, che cosa ha tentato di fare prima di andarsene? Di vendersela. La verità è che non ha trovato acquirenti, perché chissà compra una società con 33 milioni di euro di buffo.
È chiaro che quello ha provato a vendere, ha fatto due gare di soldati deserti. Noi adesso tenteremo di venderla a pezzi, tenteremo di venderle un sot per volta, che venderemo una sot, poi un'altra sot, spacchetteremo le farmacie dall'assistenza ai disabili, e quindi tenteremo di trovare anche qui. Ci sono già 5 manifestazioni di interesse, per la verità. E chi sarebbero? E 5 imprese. Non ce le rivela chi sono queste imprese. Ma hanno fatto manifestazioni di interesse, ci sono in tanti che vogliono farla. La Cascina, CNS Servizi, lo stesso Sarnella ha chiesto di un albergatore di Civitavecchia e un floroivaista di Roma. E poi questi ce ne sono altri. Già interessati. Sono già interessati. A prendere magari solo delle SOT o tutto il pacchetto. Qualcuno vorrebbe prendere tutto, qualcuno. Sì, allora adesso noi intanto mandiamo un invito a questi 5, faremo un bando. In questo bando chiunque farà l'offerta migliore se la prenderà. È ovvio che noi dovremo vendere, anche perché la cassa integrazione difficilmente ce la concedono perché non ci sono più soldi. Abbiamo una situazione di totale sofferenza, per cui abbiamo creditori. Oggi io ho ricevuto, proprio oggi, quello della discarica che ha detto a me: mi dovete dare quasi 5 milioni di euro, me li dovete dare e me li dovete dare, non è che non me li dovete dare. Senta, ma nel caso in 5 cui... milioni di euro, voglio dire, sono 10 miliardi di euro, sì. Ma non ho capito perché non l'hanno pagato, è la Monnezza, è quello che gestisce la Monnezza. E io ho detto: riprenderai, e quando riprenderai, che vuoi fare? Senta, nel caso appunto si riesca a vendere questa società o comunque alcune di queste società, ovviamente in questo caso voi cercherete di garantire anche il discorso occupazionale, di mantenere i posti di lavoro? È la condizione essenziale, sine qua non. Cioè, noi vendiamo solo a condizione che salvaguardino tutti i posti di lavoro. Certo, si rivedranno i livelli. Chi oggi sta al settimo livello non può pensare di rimanere in quella società al settimo livello, non sarà possibile. Ma nemmeno con i famosi tagli dei privilegi si poteva cercare di salvare? Abbiamo tagliato i privilegi, chiamiamoli così, abbiamo licenziato Lombardi, abbiamo mandato la lettera di preavviso e di licenziamento a Est ed Orioles, adesso provvederemo con qualche altro licenziamento e poi i vertici li abbiamo azzerati, diciamo così. E adesso dobbiamo anche qui togliere tutti quelli che sono super minimi, tutti questi trattamenti, diciamo, che sono eccessivi, dobbiamo toglierli. Quindi se togliamo tutti questi trattamenti si non azzera, diciamo, si riduce di molto e tanto, sicuramente il nostro debito è il costo, diciamo, annuo, però siamo sempre troppi. Noi siamo 480 persone di cui almeno la metà sono in esubero. Quindi comunque è inevitabile la vendita. Purtroppo noi abbiamo dovuto mandare a casa 50 lavoratori. Per noi è un dramma, perché quando tu mandi a casa un povero Cristo è un dramma, perché vuol dire che tu lo privi dello stipendio. Però voglio dire, se non facciamo così non ci sono soluzioni. Cioè, se in un posto dove ci vogliono due persone ce ne metti 50, non regge. È come in un negozio. Se in un negozio c'è un collaboratore e poi un altro, e i due collaboratori tengono a stento quel negozio, se ce ne metti 20, quel negozio dopo due mesi fallisce. E così è il comune, non è che il comune è diverso. E questa è la situazione. Senta, questa è senz'altro una emergenza che cercherete di risolverle, ma ce ne sono molte altre di emergenze in questa città. L'emergenza, guarda, io ti dico che cosa abbiamo trovato noi. Io una città così amministrata francamente non l'ho trovata mai, perché vorrei qui ripetere. Io quando sono andato via dal comune di Civecchia nel 2001, noi ricevemmo nel 2000 un verbale dell'Ispettorato Generale del Tesoro, che sono gli ispettori che vengono mandati a campione nei comuni. Finiva così la relazione dell'ispettore. In genere, quando in un'ispezione non viene rilevato a debito alcuno, non si fa verbale, l'ispettore se ne va, dato che non c'è niente e finisce. Viceversa, in questo caso, nonostante che non abbiamo trovato nulla da eccepire, riteniamo comunque fare un verbale, perché vogliamo dare formalmente atto al comune di Civecchia di aver trovato il comune meglio amministrato della mia esperienza da ispettore, che era una persona anziana, e che quindi voglio comunque mettere a verbale che questo comune è perfettamente amministrato, non solo. Ma a verbale voglio mettere che questi, diciamo, formule, questi comportamenti verranno da me indicati ad altri enti che avrò la
opportunità di Questo nel visitare. 2001. Nel 2001 Erano altri l'ispettore. tempi, però, ti direi. Non Altri c'è la tempi crisi di perché. oggi, No, certo. ma l'amministrazione bene, che c'entra la crisi? Questa è la crisi, questo 60 milioni di euro, non si sa che fine hanno fatto la crisi. Questi hanno navigato nell'oro. Questi, nonostante che non si sa 60 milioni di euro dell'Enel che fine hanno fatto, ne hanno lasciati altri 32 di debiti e 5 milioni di debiti fuori bilancio che adesso noi dovremmo trovare copertura finanziaria, quelli del comune. Per cui, quali altri tempi? I tempi magari ce l'avamo noi 60 milioni all'anno come ce l'ha avuto in questa amministrazione. Questa amministrazione ha preso 60 milioni, non so se te rendi conto, 60 milioni che sono 120 miliardi di vecchie lire. Noi dove l'abbiamo? Questa amministrazione invece non c'è niente. Riceve debiti, non ha i contributi dell'Enel e quindi si trova in uno stato fallimentare che deve assolutamente ripianare. E questo è uno. Emergenza immondizia. Noi abbiamo sì e no 15-20 giorni di tempo ancora per mettere immondizia, perché se non collaudano la vasca precedente e ci hanno avuto anni per farlo, noi non sapremo più dove mettere immondizia. Io oggi ho avuto un incontro con, appunto, con questo titolare, al quale ho intimato di collaudare nel giro di una settimana la vasca, perché se non si collauda questa vasca e non si comincia a immettere rifiuti e versare rifiuti in questa vasca, noi nella nostra discarica, che è esaurita, non abbiamo più possibilità di capienza ulteriore. E questa è un'altra. La terza emergenza è quella dell'acqua. Io ho portato i giornalisti al vascone di raccolta giù a Montoggiano. Beh, i giornalisti hanno potuto vedere, l'hanno pubblicato, l'hanno filmato. Cioè, laddove ci doveva essere un bacino profondo 8 metri, oggi ci sono 20 centimetri d'acqua. E su questo ci sversano, quando si rompono i depuratori, quello di Canale e quello di Vegliano. Depuratori, stiamo a parlare di depuratori, non è che stiamo a parlare di acqua minerale, depurazione. Tu immagini un bacino dove ci sono 8 metri cubi d'acqua, cioè 8 metri di profondità per un bacino lungo 200-300 metri, è un conto, uno sversamento non si vede perché poi viene depurato. Ma in un bacino dove ci sono 20-30 centimetri di acqua, quello che c'entra dentro è che poi va in depurazione, probabilmente non si riesce a depurare tutto. Allora ecco che vengono fuori i colibatteri, i tranometani, l'alluminio e tutta questa roba. Allora che cosa si dovrà fare? Si dovranno spendere anche lì miliardi di lire per ripulire tutti i detriti che sono andati in fondo a quel fosso, a quel bacino, toglierli tutti, siccome diventa rifiuto speciale dovremo anche trattarli, portarli a discarica e poi una volta ripulito metterle la ghiaia in fondo che fa da drenaggio e da prima purificazione, poi da lì portarla su dove entrano in funzione i filtri, filtri che non c'erano più. Perché da una parte i filtri a carbone sono totalmente esauriti e noi li stiamo sostituendo prima uno e poi un altro. I filtri a sabbia erano ormai totalmente esausti che abbiamo anche lì dovuto provvedere, stiamo provvedendo, ne abbiamo già risolto uno a carbone e stiamo risolvendo uno a sabbia, potremo fare l'altro a carbone e l'altro a sabbia. Praticamente non c'era nulla. Poi da lì parte, va in una condotta del 1904, perché la condotta dell'Oriolo che è di là, che non è questa ovviamente, ma lì si affianca la condotta dell'Oriolo che è del 1904, che si rompe costantemente. Se si rompe costantemente, o manca l'acqua, oppure bisogna spendere i soldi per riparare. Poi ripare lì, si rompe là, ripare lì, si rompe là. Così l'acquedotto che vedete, ogni giorno c'è una rottura o due o tre che dobbiamo ricorrere a tappare, perché sotto la nostra amministrazione avevamo fatto un terzo di tutta la rete idrica, purtroppo poi lì si sono fermati, perché se quelle amministrazioni ci hanno preceduto avessero fatto anche loro un terzo, oggi avremmo avuto la rete idrica nuova e funzionante. Purtroppo così non è. E l'altra emergenza è stata sono le scuole. Nessuno oggi è provvisto di certificati, diciamo, di nulla osta, che è di agibilità. Noi durante l'estate siamo riusciti a tappare tutte, il bene o male, le scuole. E devo dire che non solo l'apertura dell'anno scolastico non ci ha trovati impreparati, non abbiamo avuto nessuna protesta da parte di nessuno, ma nonostante l'alluvione di ieri, io ho mandato ieri sera a fare un sopralluogo a tutti i giovani di scuola per scuola, abbiamo trovato alla Ranalli un problema, abbiamo trovato alla scuola di via Montanucci su una piccola infiltrazione, abbiamo avuto dei danni viceversa nel centro di cultura, ma per il resto le scuole tutto sommato hanno retto tutti, insomma 33-34 plessi scolastici che hanno retto tutti, e questo immaginatevi in una situazione di così, voglio dire, carenza e quindi emergenza, avere le scuole che non hanno subito danni, beh questo non è poco.
La cosa drammatica l'ho trovata ieri mattina io al comune di Civecchia, dove alle 10, dove non c'era nessuno, e per questo che ai dirigenti adesso sto scrivendo una lettera. Ti pare possibile che tu, mentre il sindaco del comune che va a stappare i tombini dove l'acqua mi arriva al ginocchio, perché a Piazza del Pince era tutto coperto perché i tombini erano coperti di foglie e bastava andare lì e togliere le foglie per far defluire l'acqua, nel frattempo l'acqua era andata dentro l'archivio del comune, si era allagato 1,80 m di altezza, 1,80 m, tutti i fascicoli dell'archivio sono tutti sott'acqua. Abbiamo dovuto chiamare l'idrovore dall'impresa Guerrucci, che fortunatamente dopo ore e ore e ore di lavoro sono riusciti a prosciugare l'intero piano terra, che nel frattempo si era allagato anche quello con i computer e con tutto. Bene, lì non c'è stato un dirigente che si è fatto vivo a dire: ma che fate, che dobbiamo fare in un momento così drammatico? Bene, in questo contesto devo dire che il comune ci piove dentro, ci piove di fuori, piove da tutte le parti. La domanda è come il calzolaio che va in giro con le scarpe sfondate, no? Ma scusa un attimo, ma il comune, che è la sede del comune, dove sta il sindaco, volete ripararmelo quello lì? Il tetto del comune è pieno di buchi, piove dappertutto, ma basta che uno guardi i cornicioni, il tetto e i buchi, nella stanza del sindaco piove nella stanza avanti al sindaco, piove nell'aula Pucci, piove dappertutto, dico, ma si tratterà, voglio dire, di metterla a posto. Non è stato neanche messo a posto. Ma è anche un po' di tempo che e ieri mattina il comune, ma fortunatamente, perché nel frattempo da quando che siamo arrivati stiamo rattoppando il comune. Intanto non è piovuto dove pioveva prima, non è piovuto da un'altra parte, però adesso piove da dove continuava a piovere. E allora credo che nel giro di 2 o 3 mesi noi probabilmente ripareremo tutti questi danni. Ma è un comune che fa acqua da tutte le parti, è come in Colabrodo. Allora, il comune è in Colabrodo, l'acquedotto è in Colabrodo, la marina è in Colabrodo perché sono sompati di tutte le parti, 33 milioni di debiti. Ma insomma è evidente che questo comune è stato pessimamente amministrato. Però io credo che adesso è arrivato il momento in cui stiamo tappando i buchi e ci vorranno almeno 2 anni per uscire da questa emergenza, però non ci possiamo trovare adesso che tutti i giorni dobbiamo tappare un buco. Noi dobbiamo programmare, perché abbiamo una crisi occupazionale, abbiamo il problema di casa. Adesso noi faremo partire almeno 500 alloggi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, apriremo nuovi cantieri, cercheremo nei piani di zona quelli fattibili di mandarli avanti, quelli non fattibili di non, ovviamente di non mandarli avanti. Cercheremo di fare il social housing come è previsto. Oggi ho avuto un incontro con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Lega delle Cooperative, perché ci sono molte cooperative che sono disponibili a venire a investire a Civitavecchia con finanziamenti regionali, finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti. Avremo con l'Atere, abbiamo già con l'Atere un ottimo rapporto per mettere a disposizione le aree, per far spendere finalmente questi 23-24 milioni di euro per fare case popolari, perché darebbero la risposta almeno a 200-250 persone, e questo significherebbe allentiamo la pressione, calmeremo il mercato delle abitazioni e degli affitti, ma soprattutto facciamo partire tutte quelle costruzioni in cooperativa che darebbero la possibilità a un cittadino non più di pagare 3.800, 3.500, 3.600 a metro quadrato di una casa, ma farle pagare a 1.400, 1.500, 1.600, che significa la metà di quello che costa oggi. Allora un cittadino a 120, a 130 mila euro un appartamento se lo fa, a 230, a 240, a 250 non se lo fa. Allora oggi noi vogliamo curare effettivamente quel segmento di cittadini o di giovani coppie o di anziani o comunque di persone normali della media classe, della classe media, che avendo da parte 20-30 mila euro si possono fare oggi un appartamento pagando un canone, voglio dire che è il tasso di rimborso del mutuo, che è molto basso, perché c'è un contributo regionale, c'è la Cassa Depositi e Prestiti, una forma che porta al 5% l'interesse, quindi mi pare che pagare oggi un affitto che poi a riscatto te prendi la casa, secondo me sarebbe la soluzione migliore. È quello che stiamo per fare. Però dobbiamo rilanciare poi i progetti, passa il PRUST, passano i patti territoriali, adesso partiranno, mi auguro, anziché dopo la fregnaccia delle terme che era una presa in giro, perché lì manca tutto, non c'è niente, non c'è l'accordo con Mazzofini, non c'è l'accordo sul compossesso del terreno, non c'è l'accordo sulla gara, praticamente è stata una messa in scena, una gran parata, dove lì bisognerà ricominciare da capo, fare la gara, affidare il comparto termale in accordo di programma, e quindi su questo noi speriamo che non dopo 2 anni che abbiamo risolto i problemi, ma nel frattempo attivare tutti quei meccanismi che diano un po' di respiro all'economia locale e alle imprese locali,
e soprattutto avere nuovi rapporti con l'Enel. Sarebbe interessante in effetti approfondirlo anche di più questo tema dell'occupazione della casa, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio comunque il sindaco Tidei per essere stato nostro ospite, grazie Tidei, e naturalmente ringrazio anche voi per averci seguito, una buona serata a tutti. Bene.